Buongiorno a tutti, la lezione di oggi approfondirà gli aspetti relativi alle prove meccaniche che abbiamo già iniziato a vedere insieme nella lezione precedente. Vi ricordo nella lezione precedente cosa abbiamo visto insieme, quindi per gli assenti potete rivedere insieme questi video in modo tale da poter riapprofondire i concetti visti. Abbiamo visto insieme in pratica come gli atomi si vanno a organizzare all'interno delle strutture ordinate relative ai materiali metallici, quindi i vari reticoli del reticolo reticoli disponibili nel reticolo perfetto, i vari reticoli perfetti, i 14 reticoli di Bravais. Abbiamo visto i più importanti, quelli che ci saranno per noi di maggiore interesse: il cubico corpo centrato, il cubico facce centrate, l'esagone compatto, il tetragonale. Ne abbiamo visti anche muoversi nello spazio. Abbiamo visto insieme che il reticolo ideale, per carità, è una struttura assolutamente reale, ma che in realtà i materiali metallici non sono solamente costituiti da strutture ideali, ma che in realtà sono zeppe di difetti, tant'è che c'è una netta differenza fra la proprietà, la capacità del materiale di resistere, per esempio a trazione tipica del materiale ideale, e la capacità reale di sostenere. C'è una differenza di 2-3 ordini di grandezza fra la reale capacità di sostenere, per esempio, uno sforzo di trazione e quella invece ideale. Per poter comprendere il perché c'era questa differenza, abbiamo approfondito la nostra conoscenza dei reticoli cristallini e abbiamo visto che, sì, per carità, i reticoli cristallini sono assolutamente veritieri e reali, ma che abbiamo una quantità enorme di difetti, alcuni dovuti a motivi termodinamici, tipo, per esempio vacanze interstiziali, e altri invece più legati alle modalità di solidificazione, ad esempio le dislocazioni, legati al fatto che il materiale non è monocristallino, ma abbiamo tanti cristalli all'interno di una struttura metallica. I cristalli sono delle zone che hanno lo stesso reticolo cristallino, ma hanno differente orientazione all'interno di questi reticoli cristallini, quindi appunto zone poi separate fra di loro da bordi grano, che appunto tendono a rendere compatibili zone e orientazioni cristallografiche differenti fra di loro. Abbiamo visto che abbiamo poi dei difetti che hanno una scala ancora maggiore, che sono per esempio i microvuoti, dei piccoli buchini all'interno del materiale metallico. Abbiamo visto insieme anche le inclusioni non metalliche, cioè delle particelle che possono essere ossidi, che possono essere carburi, che possono essere nitruri, che possono fungere anche loro da soluzioni di continuità della matrice metallica e quindi, in quanto discontinuità, comportare un indebolimento del nostro manufatto metallico. Abbiamo visto tutto questo insieme e abbiamo visto che appunto questi difetti comportavano una oggettiva diminuzione delle proprietà meccaniche. Abbiamo visto anche un'altra cosa però, che alcuni di questi difetti potevano essere sfruttati in realtà per migliorare il comportamento meccanico. Ad esempio, nel caso dei bordi grano, abbiamo visto che sì, il bordo grano è un difetto del nostro materiale perché rende compatibili due zone del nostro metallo che hanno orientazioni cristallografiche differenti, ma abbiamo visto che questi bordi grano, interagendo con un altro difetto che erano le dislocazioni, consentivano un incremento di proprietà meccaniche. Quindi abbiamo trovato un meccanismo di rafforzamento, quello legato a una ricristallizzazione del nostro metallo, quindi a un affinamento del grano molto spinta, che consentiva di incrementare i valori di resistenza meccanica. Abbiamo visto anche che le dislocazioni, cioè questi difetti organizzati all'interno del reticolo cristallino, difetti che appunto comportavano una diminuzione della nostra capacità di sostenere le sollecitazioni, in realtà, se sono poi molto numerosi, invece ci danno un aumento della capacità di sostenere una sollecitazione, quindi in pratica un meccanismo di rafforzamento basato su quello che poi abbiamo individuato essere l'incrudimento del metallo, cioè una sua deformazione plastica più o meno spinta. E abbiamo visto poi tanti altri meccanismi di rafforzamento, per esempio uno legato alla presenza di particelle metalliche, delle zone metalliche che però hanno un reticolo cristallino differente dalla matrice metallica, possono essere seconde fasi, agglomerati di atomi che hanno una capacità di interagire con le dislocazioni o rallentandole, caso dei precipitati coerenti, oppure addirittura bloccandole, caso dei precipitati incoerenti. Quindi abbiamo visto che tutto quello che per noi era un difetto, se ha delle caratteristiche morfologiche di un certo tipo, per esempio nel caso delle particelle, le loro dimensioni, la loro distribuzione, può avere un effetto positivo sulla capacità del nostro manufatto, del nostro metallo, di resistere alle sollecitazioni. Abbiamo cominciato poi a vedere insieme una serie di aspetti normativi finalizzati a descrivere il comportamento meccanico dei materiali. Alcuni di voi hanno fatto l'istituto, quindi alcuni concetti li hanno già visti. La prova di reazione che ha fatto l'istituto è già conosciuta,
Però non lo sottovalutate quello che stiamo per raccontare, perché in realtà voi non avete mai fatto, penso almeno all'istituto, il collegamento fra un comportamento meccanico macroscopico e tutta quella scala microscopica che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi questo aspetto è fondamentale, altrimenti non andate oltre la fase di un ottimo perito industriale. Dovete entrare in una fase un po' più, chiamiamola, ingegneristica. Chi di voi non l'ha fatto, non vi preoccupate che vedremo fase per fase, step per step, i vari passaggi. Qui ci sta, ve lo ricordo ancora, abbiamo visto la volta precedente, il disegno, secondo normativa UNI, del provino, per esempio, della prova di trazione. Sono provini a osso di cane, abbiamo due teste d'afferraggio, queste due, una parte centrale calibrata, un tratto utile che è il più piccolo della parte calibrata, quella indicata con L con 0, zona nella quale la rottura deve avvenire per poter considerare come valida la nostra prova di trazione. Perché questo tratto utile è più piccolo della parte calibrata? Beh, sono vari motivi, non ultimo il fatto che noi dobbiamo essere certi nel tratto utile, questo L0, che la distribuzione delle sollecitazioni, cioè vi ricordo la sigma, ovvero il valore che usciva fuori dal rapporto tra il carico applicato e la sezione, in questo tratto qui, vogliamo essere sicuri che la distribuzione di questa sollecitazione sia omogenea sull'intera sezione. Scremiamo in qualche modo la testa e la coda di queste parti di raccordo, perché lì non siamo assolutamente sicuri che avvenga questa distribuzione omogenea, che abbia luogo questa distribuzione omogenea delle sollecitazioni. Vedete, qui abbiamo una transizione tra una zona a sezione costante e quest'altra zona di raccordo dove fisicamente il pezzo viene afferrato per essere tirato. Inoltre poi è una zona abbastanza delicata dove possiamo avere dei problemi nella lavorazione, per esempio al tornio, e quindi se la rottura avviene in queste zone la prova non è da considerarsi valida. Anzi, a rigore la prova è pienamente valida solo se la rottura avviene nel terzo centrale del tratto utile, cioè prendete L0, lo dividete in tre parti, bene, solo il terzo centrale è quello da considerarsi pienamente valido. In realtà se avviene nei due terzi laterali ci sono da fare una serie di considerazioni per poter raccordare i risultati ottenuti con quelli ottenuti in una prova completamente valida, come quella appunto che si verifica con una rottura nel terzo centrale, nella parte centrale del nostro provino. Detto questo, abbiamo elencato una serie di parametri geometrici, li vedete lì in figura: il diametro della sezione calibrata, il nostro spessore del provino. Abbiamo visto insieme una serie di parametri legati proprio a questo punto alla capacità del materiale di resistere, quale per esempio l'allungamento a rottura, definito come LU meno L0. LU era la lunghezza al termine della prova di trazione, L0 era la lunghezza iniziale, sempre il tratto utile, fratto L0. Nel caso in cui fosse moltiplicato per 100, questo parametro A andava indicato con A percentuale, l'allungamento a rottura percentuale, l'allungamento del 5%, il 10%, il 20%. Abbiamo definito anche la strizione, che invece della lunghezza utilizza la sezione, un po' più difficile da misurare fisicamente, ma si può fare anche questa. E poi abbiamo iniziato a vedere insieme alcuni parametri relativi alla capacità del materiale di resistere alla prova. Prima di fare questo però abbiamo cominciato a indicare anche degli aspetti relativi alle condizioni di prova, dove abbiamo sottolineato il fatto che bisognasse evitare di sollecitare il pezzo o troppo lentamente o troppo rapidamente. Questo perché noi dovevamo trovarci in condizioni per le quali il materiale si rompesse attivando solo alcuni meccanismi di deformazione. In pratica i meccanismi di danneggiamento sono dipendenti anche loro dalle velocità di applicazione del carico. Vi ho fatto l'esempio, ad esempio, del sacchetto di sabbia, che se penetrato con un coltello si penetra tranquillamente, se invece viene penetrato, tenta la penetrazione, una scheggia di una granata, si blocca perché vede un muro molto, molto potente. Questo è un esempio con materiale non metallico. Comunque nei materiali metallici le sollecitazioni troppo rapide o troppo lente attivano processi di danneggiamento differenti rispetto a quelli che invece vogliamo andare a misurare tipicamente con la prova di trazione. Vediamo questi parametri FH, FL, eccetera, cosa indicano. Intanto cominciamo a definirli un po' più dettagliatamente. La lettera F maiuscolo indica la forza, con grande fantasia, ma in realtà, come abbiamo già visto a suo tempo, ricordando la definizione della sigma, cioè della sollecitazione unitaria, come la forza fratto la sezione iniziale, noi parleremo molto più spesso di carico unitario, cioè per unità di superficie, piuttosto di forza di per sé. A noi non interessano 400 N applicati a qualcosa che non conosciamo,
perché 400 newton possa essere un carico molto grande, molto piccolo, a seconda di quant'è il materiale che sta resistendo. Noi vogliamo avere un valore unitario, quindi sapere che invece stanno, c'è una sollecitazione unitaria di 10 megapascal. Quanti newton su millimetro quadro sono 10 megapascal? 10 megapascal uguale newton su millimetro quadro, quanti? Chi offre di più? Ritentate. 1, 100. È la stessa cosa. 10 megapascal sono 10 newton su millimetro quadro. D'accordo? Se avessi chiesto i chilogrammi su millimetro quadro invece, quanti erano? Perché abbiamo che un chilogrammo sono sostanzialmente circa 10 newton, d'accordo? Cercate di ricordarvi sempre questi passaggi numerici perché è piuttosto importante che un ingegnere abbia un'idea di cosa sta manovrando, se è tanto o poco sostanzialmente. Benissimo, tornando a noi, abbiamo che quindi nella prova di trazione, sebbene il carico, vi ricordo la tipologia della macchina era sempre più o meno la stessa, vi ricordo che avevamo sempre sostanzialmente qualcosa, un afferraggio che tirava, il provino, qui una traversa fissa, il provino in mezzo, e qui c'era una cella di carico che misurava il carico applicato, questi sono i valori sostanziali, cella di carico, pistone, una traversa mobile, qualcosa che si muove verso il basso e tira, e quindi una misura del carico applicato, e magari spesso, anzi, quando è opportuno, c'è un estensimetro meccanico che misura la variazione di lunghezza, oppure c'è qualche cosa che molto più spesso che misura l'abbassamento del pistone, anche se in realtà la cosa più corretta sarebbe un estensimetro meccanico che ci misura sul provino l'allungamento del provino stesso. Quindi questo è lo schema di qualunque macchina di trazione, può essere verticale, può essere orizzontale, ci può essere questo che si muove, questo che sta fisso, ma insomma lo schema è sostanzialmente questo. Benissimo, quindi noi in effetti con la cella di carico misuriamo sempre la F, ma noi abbiamo l'S0 che possiamo misurare sul provino e quindi calcolarci, anzi normalmente lo fa un PC direttamente, calcolarci direttamente il valore unitario che spesso viene indicato come sigma, altre volte, anzi sulla normativa, viene indicato con una R, cioè il valore del carico unitario viene indicato con R, e quindi quelli che vedete qui indicati come RH, RL, FP, scusate, FH, FL, FP eccetera, che adesso andremo a definire all'interno della prova di trazione, sono in realtà da doversi leggere nel caso del carico unitario come R e H, quindi un carico unitario di serramento superiore, R e L, carico unitario, eccetera, 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 eccetera. Quindi con questi valori riferiti rispetto alla superficie iniziale del nostro provino, che noi possiamo fisicamente misurare, anzi normalmente a chi ci produce il provino abbiamo dato delle indicazioni geometriche, quindi un disegno del pezzo, e quindi ce l'ha costruito, se l'ha fatto decentemente secondo il nostro disegno del pezzo stesso. Vediamo un po' qual è il risultato di una prova di trazione e cerchiamo di correlare tutti quanti i parametri che abbiamo visto in questo momento, in questo elenco, con quei fenomeni di danneggiamento di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Se qui abbiamo alle ordinate la R, cioè il carico unitario, dobbiamo metterci la F, la stessa cosa. E qui alle ordinate potremmo metterci la epsilon, vi ricordo che epsilon è pari a delta L fratto L0, dove delta era L meno L0. Vediamo che succede, per esempio, effettuando una prova di trazione su un acciaio al carbonio, un ferro da calcestruzzo ad esempio. Qual è il comportamento meccanico istante per istante durante la prova stessa? Anzitutto bisogna aggiungere un dettaglio, ma che poi vedremo che dettaglio non è. La prova viene svolta in controllo di posizione. Spieghiamoci meglio. Noi qui abbiamo in effetti due parametri. Uno è il carico, o il carico unitario, e uno è quanto si allunga questo oggetto. Quindi, se andiamo su questa cosa qui, uno è il valore che legge la cella di carico e l'altro è il valore di spostamento o del pistone o di allungamento del mio estensimetro. Più o meno coincidono, in realtà sono differenti, insomma, però molto spesso questa cosa non la vedete sulla macchina montata, vedete solamente tirare l'oggetto e fare le misure sullo spostamento del pistone. In primissima approssimazione può anche andare bene, insomma.
Io in realtà qui posso procedere in due modi differenti. Posso dire mediante il PC alla macchina: macchina, sposta questo pistone in modo da applicare un carico con una velocità di 2 kg al minuto, per esempio. Oppure posso dire al mio PC: sposta questo pistone in modo da farlo abbassare di un millimetro al minuto. In realtà voi potreste dire: ma sono due cose abbastanza analoghe, in certe condizioni sì, in certe condizioni no. Per una serie di motivi che vedremo fra un attimo, le prove di trazione si svolgono sempre in condizioni di controllo di posizione. Cioè, quindi dicendo al computer o al nostro sistema di gestione dell'attrezzatura di spostare il pistone con una certa velocità. Adesso vedremo fra un istante il perché di questa scelta. Prendendo un acciaio a carbonio, qualche domanda, ragazzi? Tutto chiaro? Manine su, guardate, interrompetemi, magari alzate un po' la voce così si sente nel video, altrimenti non si sente nulla, c'è solamente il sottoscritto che parla. In realtà abbiamo detto prima che la velocità in cui il profilo si deforma deve essere, diciamo, bassa. No, non bassa, se guarda un attimo lì, deve essere compresa fra due estremi. Vedete qui, delta L fratto L0 è epsilon. Questa T sta al denominatore, quindi è un epsilon fratto T, un epsilon punto sostanzialmente. Vedete, è compreso, c'è un'oscillazione di un ordine di grandezza, quindi c'è un certo range di variabilità. Questa condizione però deve essere associata anche a quest'altra. Vedremo che le due condizioni devono essere considerate contemporaneamente. Lei non può accettare strappi molto violenti oppure prove molto molto lente, non perché non possano capitare. Un proiettile che colpisce una piastra di un carro armato è una sollecitazione meccanica molto rapida sostanzialmente, però non è questa la prova con la quale può caratterizzare quel comportamento, deve fare un altro tipo di prova, d'accordo? Un bullone serrato su una scala per l'antincendio, la prova di trazione non va bene, magari anche se poi questo bullone è stato anche zincato, come scopriremo, ci sono dei meccanismi, quali per esempio il frangente di idrogeno, che con una prova di trazione non va bene perché nel primo caso dovrebbe applicare il carico più rapidamente, cioè rispetto a questo limite dovrebbe trovarsi qua a sinistra, nel secondo caso dovrebbe trovarsi qua a destra, d'accordo? Bene, cominciamo a far spostare il nostro provino, il nostro pistone, verso il basso, per esempio, quindi stiamo allungando il nostro provino e tipicamente ci troviamo con un carico che cresce secondo una certa pendenza, perché semplicemente il nostro sistema rispetterà la legge di Hooke che abbiamo visto precedentemente, sigma uguale che per epsilon, dove E è il modulo di Young, cioè c'è una fase iniziale in moltissimi acciai, non è per tutti i materiali metallici, vedremo fra poco che non è sempre così, ma per esempio in acciaio al carbonio è verificato, c'è una fase di proporzionalità diretta fra il carico unitario e la deformazione unitaria applicata, sigma è il carico unitario e epsilon è la deformazione unitaria applicata, e il modulo di Young, che è sostanzialmente indipendente dalla composizione chimica per degli intervalli di variabilità abbastanza ampi, ma è molto dipendente dalla temperatura di prova. Quindi se io alzo la temperatura di prova, questo E si abbassa, per esempio. Bene? In questo diagramma R, guardate, può esserci R, può esserci sigma, la stessa cosa, è lo stesso parametro, insomma. Questo E è semplicemente la tangente, l'angolo che ci descrive questa retta. Questa zona qui è una zona di totale reversibilità delle sollecitazioni. Cioè, se io a un certo punto qui interrompo la prova e dico al pistone: pistone ritorna sopra, ritorna in condizioni iniziali, il pistone fa sì che la deformazione viene totalmente recuperata e quindi mi trovo in condizioni di totale reversibilità. Per la stragrande maggioranza delle applicazioni meccaniche il campo elastico è il campo di applicazione dei nostri materiali metallici. Voi rarissimamente progetterete qualche cosa che si deve deformare nel tempo plasticamente, cioè in maniera irreversibile. Quello che vi ho appena detto non è perfettamente corretto. Vedremo, quando faremo per esempio le prove di fatica, che questa totale reversibilità non esiste. Anzi, vedremo ancora peggio, che in effetti il ritorno avviene in questo modo qui, in maniera più precisa. Voi sapete già che in un diagramma sigma epsilon, carico spostamento, quest'area qui va al lavoro. È un'energia dissipata, lavoro, energia, sono la stessa cosa. Questa energia dissipata è quella che, ripetendo il ciclo milioni di volte, porta il pezzo a rompersi non per trazione, ma porta il pezzo a rompersi per fatica, cioè per una serie di sollecitazioni
che avvengono per un campo per un valore molto basso del carico applicato, quindi sostanzialmente un valore che, per cui il pezzo, secondo i dettagli della prova di trazione che andremo a vedere adesso, dovrebbe durare all'infinito, ma che in realtà all'infinito non dura. Quindi vedremo che quello che ho appena detto non è strettissimamente valido. Ma facendo la cosa 1, 2, 5 volte, 100 volte, non dà problemi, la reversibilità è totale, tutto va come se il mio punto rappresentativo si sposti assolutamente su questa retta. Le dislocazioni, almeno in maniera, diciamo, di massa, non si muovono. Vi ricordo sempre che noi abbiamo la nostra struttura cristallina, che è costituita da una serie di cristalli, per esempio in questo caso sono tutti quanti equiastici, cioè hanno più o meno le stesse dimensioni nelle tre dimensioni dello spazio, all'interno della quale abbiamo le nostre vacanze, i nostri interstiziali, e dove abbiamo il nostro gomitolo di dislocazioni. Dislocazioni che sono ancorate in testa e in coda, vi ricordo, hanno un inizio e hanno una fine, e si intersecano fra di loro. Abbiamo visto quella bella simulazione, per esempio nel caso del rame, quant'era intricato l'intreccio delle dislocazioni all'interno di questo insieme di atomi. Vi ricordo che lì, in quel caso, se non ricordo male, erano 10 a 9 atomi, era poca roba, pochi atomi, insomma, eppure le dislocazioni erano numerosissime. Stiamo sollecitando, a un certo punto raggiungeremo un valore per il quale si ha questo abbassamento improvviso del carico. Questo è il valore dell'REH, carico unitario di snevamento superiore, cioè quel valore oltre il quale le deformazioni non sono più reversibili, ma si cominciano ad attivare una serie di processi di danneggiamento sostanzialmente legati al moto delle dislocazioni, che cominciano a muoversi in maniera irreversibile, dando luogo a un abbassamento del carico. Qui è il momento in cui dobbiamo capire il perché stiamo svolgendo una prova in controllo di posizione. La prova in controllo di posizione vuol dire che io sto abbassando il pistone, sto allungando il provino, e dico alla cella di carico di leggere qual è il carico corrispondente. Quando cominciano a partire le dislocazioni, vuol dire che il materiale sta cominciando a deformarsi plasticamente, le dislocazioni non sono più bloccate in tutti quei punti di intreccio, il materiale sta cedendo, quando qualcosa cede si abbassa il carico corrispondente. Se io svolgessi la prova in condizioni di applicazione del carico in controllo di carico, questo fenomeno non potrebbe avvenire, perché il carico dovrebbe sempre crescere e non lo vedrei, d'accordo? Quindi io, per poter vedere questo fenomeno, devo per forza svolgere la prova in condizioni di controllo di posizione. Le dislocazioni, in realtà, in questa fase, se vi ricordate, le dislocazioni devono fare due cose, ne posso fare tante, insomma, le due principali sono quelle di muoversi, ma attenzione, si moltiplicano anche. C'è tutte le sorgenti Tancredi, vi ricordate? Le sorgenti, per esempio qui ne abbiamo due punti, c'è una dislocazione in mezzo, due inclusioni per esempio, questa sollecitata si ampliava e si moltiplicava un giochino tipo onde in uno stagno sostanzialmente. Benissimo, da questa fase qui inizia una fase di, a livello macroscopico vediamo questo, dopo un valore minimo che vedremo adesso indicato come REL, ovvero carico unitario di snervamento inferiore, avremo praticamente un processo di oscillazioni con ampiezza più ristretta rispetto ai due valori iniziali. In pratica, in questo intervallo di deformazione, che sta succedendo? Beh, contemporaneamente abbiamo una serie di fenomeni, che sono il moto delle dislocazioni, la loro moltiplicazione, il loro blocco in configurazioni di differente livello energetico. Cioè, in pratica, qui la densità di dislocazione aumenta anche di tre ordini di grandezza. Buongiorno. Aumenta anche di tre ordini di grandezza. Abbiamo un sistema che procede un po' a saltelli in qualche modo, per cui le dislocazioni avanzano, trovano altri blocchi, intanto si moltiplicano. L'avanzamento, blocco e moltiplicazione, che sono processi concorrenti tra di loro, comporta queste oscillazioni con deformazione plastica macroscopica. Perché dico deformazione plastica macroscopica? Perché se io, per esempio, qui, in corrispondenza di questa deformazione totale, guardate qua, questa è la deformazione che io sto leggendo sul mio estensimetro o col mio pistoncino sotto carico, interrompo la prova e ritorno a zero con il carico, notate che faccio questo con un modulo di Young abbastanza simile, diciamo per i vostri, per i fini di questa lezione, identico al precedente, ma notate che
se questa qui era la deformazione totale sotto carico, levato il carico e diminuendo lungo una parallela rispetto al nostro, alla nostra pendenza iniziale di Hooke, legge di Hooke, abbiamo una deformazione plastica irreversibile. Il pezzo rimane più lungo anche se io lo smonto fisicamente dal mio afferrato, cioè ho una deformazione plastica a questo punto irreversibile. Ho modificato la densità delle dislocazioni in modo abbastanza importante, tanto più importante quanto più è evoluto il processo, la configurazione delle dislocazioni è modificata, ci sono dei livelli energetici differenti, insomma ho introdotto dell'energia all'interno del sistema, l'ho trasformato e in pratica l'allungamento che ne è conseguito diviene evidente attraverso questa misura. Vi ricordo anche un dettaglio non trascurabile: il fatto che si sia allungato comporta anche un restringimento laterale, il volume complessivo in questa fase si conserva, per cui se questo oggetto è più lungo sarà anche più stretto, per quel discorso di non è ancora una strizione in realtà. Se vi ricordate il coefficiente di Poisson in cui epsilon longitudinale era pari a nu per epsilon trasversale, con la nu per epsilon longitudinale, la epsilon longitudinale era la deformazione longitudinale, nu praticamente sempre 0,3 poi alla fine, insomma, e quindi avevamo questo restringimento dovuto appunto al fatto che si stava allungando. In questo momento questo restringimento è generalizzato su tutta quanta la lunghezza del provino, non abbiamo ancora alcuna localizzazione. Come vedrete quando faremo la prova di trazione in laboratorio, noi qui non osserviamo alcuna localizzazione della deformazione. Veniva nella parte iniziale. Quello che voglio dire è che qui, in effetti, quando passiamo dalla parte elastica alla parte, in questo caso, direttamente all'includimento, noi abbiamo meccanismi differenti che si attivano. Qui non si stanno attivando altri meccanismi se non nel caso in cui si formino i microvuoti. In effetti c'è un problema geometrico che andremo a vedere fra qualche istante. Insomma. Qui abbiamo provini reali. Quindi in questo caso si è stati fortunati e la strizione si è verificata esattamente al centro, ma non è detto, insomma, può avvenire un po' dappertutto. Superfici di rottura, notate, cominciamo a capire come si rompono i pezzi. Come ingegneri meccanici, se vi troverete a lavorare in azienda, sarà fondamentale capire se il pezzo si è rotto in maniera fragile o in maniera duttile. Perché? Perché nel caso della rottura duttile, il nostro pezzo ha dato durante la rottura della resistenza, ha reagito deformandosi plasticamente. Una deformazione plastica è una deformazione che assorbe energia e quindi è una deformazione frequente che noi desideriamo. Una rottura duttile, fragile invece, una rottura improvvisa, è una rottura catastrofica, una rottura che non ci dà nessuna contezza, nessun avvertimento, è una rottura veramente di tipo improvviso. Vedete qua, a livello di prova di trazione, che differenze ci sono. La rottura fragile è una rottura che può essere addirittura in linea di principio ricomposta. Se prendete due pezzi, due tronconi, e li accostate, potete anche sovrapporli. Allora, quando vedrete in laboratorio, non lo fate, perché è una cosa che non si fa. Se voi riaccostate i due lembi rischia di perdere le informazioni che sono contenute sulla superficie di frattura. Però la linea della rottura fragile è una rottura che in linea di principio consente una ricostruzione del provino e il provino ritorna praticamente ad avere le sue caratteristiche chiamiamole iniziali, a parte il fatto che è rotto, insomma. Nella rottura invece di tipo duttile, vedete, c'è la cosiddetta rottura di tipo coppa-cono, cioè abbiamo un affusolamento piuttosto evidente, una rottura che, vedete, porta una deformazione plastica macroscopica. Io posso tentare anche di far ricombaciare il mio pezzo, non ci riesco, e il provino rotto è totalmente diverso dal provino di partenza e quindi non è ricostruibile in alcun modo, insomma. Il pezzo è deformato plasticamente in modo molto molto spinto. Come abbiamo già detto, la zona lineare può essere descritta dalla legge di Hooke, ma abbiamo anche leggi costitutive, cioè una legge costitutiva è una legge che ci correla la deformazione con la sollecitazione o sollecitazione unitaria, che ci possono descrivere anche altre zone. Ad esempio abbiamo in questo caso che dopo lo snellimento abbiamo l'includimento ed è descrivibile attraverso una legge di questo tipo qua, guardate qui, sigma uguale k per epsilon elevata alla n. Però notate un dettaglio fino a un certo punto. Mentre il modulo di Young, la E, era un valore che vi ricordo essere sostanzialmente indipendente per grosse variazioni della composizione chimica, per gli acciai è 210-220 GPa per esempio, per le leghe d'alluminio può essere 70 GPa, quindi abbiamo per una certa tipologia di lega un valore che è un buon riferimento,
Nel caso di questi parametri K ed N abbiamo invece una forte dipendenza dalla composizione chimica, ma non solo, abbiamo anche una forte dipendenza dal trattamento termico. Guardate qua, ad esempio qui, passando da 0,5 a 0,6% di carbonio, abbiamo una variazione anche molto forte di questi parametri. Stesso acciaio, questo bonificato 5,40 o 7,05 vuol dire che cosa? È un acciaio che è stato raffreddato violentemente in acqua e poi è stato successivamente riscaldato in un caso a 540 gradi, in un altro caso a 705 gradi. Sono sequenze che imparerete ad apprezzare tra qualche lezione. Notate che i numeri che escono fuori sono totalmente differenti. Quindi capite bene che quando c'è una tale variabilità, una tale dipendenza dalla composizione chimica e dal trattamento termico, questi parametri o vengono identificati perfettamente per quell'acciaio con quel trattamento termico, anzi vi aggiungerei anche addirittura con quella grana cristallina, o se no altrimenti sono correlazioni molto belle ma sicuramente disutili, non possiamo utilizzarle in nessun aspetto che non sia appunto quello della specificità del trattamento utilizzato. La curva che abbiamo ottenuto, questa curva che presenta questo massimo, è quella che viene denominata sempre come curva ingegneristica, che poi è quella che poi alla fine vi serve per davvero. Ma siccome stiamo anche facendo un po' di cultura e per puro sadismo, vi racconto anche come si passa da quella ingegneristica a quella reale. Cioè, vi ho raccontato prima, se non ci fosse la strizione, comunque se non ci fosse la strizione, se invece di considerare il carico unitario rispetto alla sezione iniziale riuscissi a misurare la sollecitazione unitaria rispetto alla sezione reale considerando la strizione, io non dovrei avere quell'abbassamento ma dovrei avere una crescita continua. Ed è esattamente quello che verifichiamo in questa trasformazione dalla curva ingegneristica, cioè la curva che abbiamo visto, alla curva reale, cioè la curva che ci dà la risposta reale del nostro materiale. Partiamo dalle definizioni di deformazione ingegneristica e di deformazione reale. La deformazione ingegneristica abbiamo visto un attimo fa, delta L fratto L0, cioè l'allungamento rispetto alla lunghezza iniziale, usando un simbolo che non rivedrete più per tutto il resto del corso, ovvero quello dell'integrale, esageriamo, 1 fratto L0 integrale in DL da L0 ad L. Credo che anche chi ha difficoltà con l'analisi sappia la risposta a questa integrale, è L meno L0. Definizione invece di deformazione unitaria reale, ovvero usando questa definizione matematicamente più bella, è l'integrale da L0 ad L di DL fratto L, cioè in qualche modo noi con la deformazione reale andiamo a rapportare l'allungamento del nostro provino rispetto alla lunghezza che avevo un istante prima. Questa è sostanzialmente quella scrittura matematica che dice questo. L'integrale che ne esce poi è un periodo più complicato, è il logaritmo naturale di L fratto L0. Facendo qualche passaggio matematico, epsilon, deformazione ingegneristica, è pari a L fratto L0 meno 1, cioè epsilon più 1 è uguale a L fratto L0. Da questa definizione qui, facendo il logaritmo di entrambi i membri, abbiamo che la epsilon reale è pari al logaritmo naturale di 1 più la epsilon ingegneristica. Notate bene una cosa, per epsilon ingegneristiche piuttosto piccole, la epsilon ingegneristica coincide con la epsilon reale. Le differenze cominciano a essere evidenti per epsilon ingegneristiche piuttosto lunghe, piuttosto grosse. Per vedere come si trasforma la sigma ingegneristica nella sigma reale, ricordiamo l'assunto di base che abbiamo avuto durante la descrizione della prova di trazione, e cioè noi siamo partiti dal presupposto che il volume del nostro provino nel suo tratto utile, dato dalla sezione del nostro tratto utile, moltiplicata la lunghezza del tratto utile, fosse costante, non variasse. Ovvero siamo partiti dal presupposto che A con 0 per L0 fosse uguale istante per istante ad A per L. Una serie di piccoli passaggi matematici, L fratto L0 uguale ad A per A0 fratto A. La definizione di sigma reale, quindi sigma star, le sigma reali e y reali sono indicate con sigma star e y star, la stellina che sta sopra, è il carico diviso la sezione reale istante per istante, che poi quando c'è la strizione si localizza nella strizione stessa. Se moltiplico numeratore e denominatore per A con 0, otterrò F fratto A con 0 per A con 0 fratto A, ma F fratto A con 0 è proprio la sigma ingegneristica.
A0 fratto A, da questa relazione legata alla conservazione del volume, diventa L fratto L0, quindi ho un sigma per L fratto L0, ma da questa definizione vuol dire sigma per 1 più epsilon, cioè la sigma reale è pari alla sigma ingegneristica moltiplicata 1 più epsilon. Anche in questo caso, per epsilon molto piccole, la sigma ingegneristica coincide con la sigma reale. Le differenze si hanno quando la epsilon diventa piuttosto grande. Applichiamo queste relazioni a questa curva qui. La curva reale, ingegneristica, nel campo delle piccole deformazioni resta coincidente con quella reale, ma quella reale si differenzia per le grandi deformazioni. In realtà quel tracciato non è corretto. Perché non è corretto? Come vedrete durante l'esercitazione che faremo martedì prossimo, ecco, vi ricordo subito, martedì prossimo vi pregherei di scaricarvi da rete l'esercitazione 1 e stamparvi i fogli che ne escono fuori e portateli, forse li stampate, portateli. Nel pomeriggio, che è la parte più pesante del corso, faremo in parte lezione e in parte faremo questa esercitazione numerica in qualche modo, vedrete insieme come si misurano certi parametri sul foglio che esce fuori come relazione e come si trasforma la curva ingegneristica nella curva reale. Vedrete che in realtà quello che vi ho appena detto non è perfettamente corretto, cioè la curva verde, utilizzando quelle relazioni, sicuramente si sposta verso l'alto, ma poi prenderà lo stesso un po' verso il basso. Perché? Perché non è vera questa. Come abbiamo detto un attimo fa, la invarianza del volume per grosse deformazioni, per moltissimi metalli, non è rispettata, in quanto si generano a un certo punto i microvuoti e quindi questa con 0 per L uguale a A per L non è vera. Per questo motivo questa trasformazione non consente di seguire tutta quanta la curva ingegneristica trasformando tutta nella reale curva reale. Come si potrebbe fare? E si fa volendo. Si prende, una volta che si localizza la deformazione lungo l'asse del provino, con un'estensione dello trasversale si va a misurare la diminuzione di sezione proprio laddove si avrà la rottura, perché questo fenomeno comincia ad avvenire proprio laddove comincia a perdere di verità, di realtà quella relazione che abbiamo trovato. Quindi misurando realmente la diminuzione di sezione laddove abbiamo la strizione, che vi assicuro che si vede, quando faremo l'esercitazione pratica in laboratorio vedrete fisicamente questa strizione che si va a misurare in un punto ben preciso, misurando questa deformazione noi andremo a effettivamente poter misurare l'F fratto S, non più l'F fratto S0, e quindi il carico unitario reale che sta agendo sul nostro prodotto in quel momento, che è un altro valore. Quindi in effetti questo, se noi facciamo misure customizzate di superficie, e attenzione, aggiungo anche un'altra cosa, se andiamo anche a localizzare la misura della deformazione, non basta misurare di quanto che diminuisce la sezione laddove c'è la strizione. Un attimo fa vi ho detto, spesso si fanno misure di allungamento o misurando la deformazione sul provino oppure usando il pistone, misurando di quanto si sposta questo pistone. Vi ho detto più o meno coincido, è vero fino a un certo punto, perché quando comincia a localizzarsi la strizione non posso più fare misure macroscopiche. Tipicamente l'estensione del provino di trazione c'ha un range, un'applicazione mediante dei coltelli, e questo intervallo la misura è di qualche centimetro sostanzialmente. In questo caso invece no, oltre a misurare la diminuzione di sezione mediante un estensimetro trasversale, quindi qualcosa che mi localizza la misura della S, devo anche, mediante estensimetri molto piccoli, chiamati strain gauge, sono estensimetri a francobollo, sono estensimetri basati su, sono praticamente delle resistenze elettriche che si appiccicano sul metallo, devo misurare localmente l'allungamento, quindi devo localizzare non solo la misura della sezione, ma anche la misura della deformazione. E capite bene anche tecnicamente è abbastanza complicato. Poi in realtà tutto questo vi è utile fino a un certo punto, perché in qualsiasi diagramma avrete sempre solo la curva ingegneristica, e quindi è importante che sappiate che la curva reale è differente dalla curva ingegneristica, ma a livello pratico vi occorrerà la curva ingegneristica. E qui abbiamo un po' di valori, guardate qua, valori che possono variare anche abbastanza in maniera abbondante. Gli acciai, ci sono gli acciai, riesco a darci anche 2000 MPa, cioè 200 kg su millimetro quadro, come R con E e R con M. Sono acciai particolari, li vedremo insieme ne vedremo la composizione chimica, il trattamento termico, si chiamano acciai maraging,
Se avete visto gli aerei atterrare su una portaerei, avete visto un gancetto che cerca di acchiappare un cavo, quel gancetto è fatto in questo acciaio, per esempio, perché deve, è un acciaio che deve essere in grado di resistere a grosse sollecitazioni e anche a strappi, quindi valori acciai molto particolari, molto pregiati, con difficoltà anche di trattamento termico piuttosto importanti. Tipicamente invece acciai, per esempio C14 significa un acciaio al carbonio, con 0,14% di carbonio. Imparerete a leggere queste designazioni, quindi non vi preoccupate, se vi preoccupate, insomma. Qui abbiamo i valori di R con M e R con L. RL non c'era in quella lista della spesa che ho fatto precedentemente. Chi è? In realtà l'R e H o l'R e L, notate questo, L non è EL maiuscolo come era nella definizione, è minuscolo. Insomma, è il carico di riservamento. In pratica RH, RL, si vede l'RH e lo si indica sempre con RL o addirittura a volte con R con E. Io questi lucidi tenderò a metterveli tutti insieme perché in effetti cambiando testo eccetera vi cambia anche la designazione. In questo modo sembra confusionario, ma usandoli tutti quanti insieme non avete difficoltà a leggere testi differenti. Questo è l'allungamento percentuale, notate che può cambiare moltissimo. Una ghisa grigia non legata, cosa ci si fa? Tommini per fogna, lampioni artistici, d'accordo, quei lampioni belli tutti lavorati. Ecco, ci si fanno termosifoni, stufe. Notate che c'ha un valore di allungamento a rottura misero perché si rompe fragilmente. Abbiamo valori C14, un acciaio abbastanza dolce, c'è poco carbonio, è quasi tutto ferritico, ma insomma c'è un po' di perlita ancora, capite fra un po' cosa vorrà dire questa parola, ma comunque un allungamento a rottura abbastanza ampio, non è eccezionale. E così via. Abbiamo varie ghie, leghe, varie ghise. O leghe a base rame nickel, leghe a base nickel, Inconel e i valori conseguenti. Notate, attenzione, che questi valori sono tutti valori ottenuti mediante prova di trazione a temperatura ambiente, quindi non ad alta temperatura, e in condizioni, nelle condizioni stringenti che sono quelle di prova. Non potete in un progetto o in un'analisi di un progetto andare a utilizzare Tugur così come sono questi valori qualunque sia l'applicazione. Se state facendo una parete per turbina e usate l'Inconel, non potete utilizzare R con M 1140 che c'è scritto qui sopra, perché magari quella parete andrà a lavorare a 700 gradi e a 700 gradi, a parte che questo valore sarà molto più basso, ma si attiveranno una serie di fenomeni di danneggiamento propri dell'utilizzo ad alta temperatura, d'accordo? Quindi la prova di trazione è la prima prova di un numero infinito di prove che vanno considerate a seconda dell'utilizzazione reale del nostro pezzo. Non ci scordiamo che quell'Inconel per esempio va in un ambiente con dei gas caldi. La sua resistenza ai gas caldi qual è? È un altro parametro che va utilizzato nel progetto. Se sto facendo tombini per fogna, d'accordo, costano poco, ma mi devo anche assicurare che questi tombini per fogna per esempio a temperature molto basse non si rompano. Molto spesso invece trovate dei tombini per fogna rotti perché per esempio c'è stata una forte gelata, la ghisa subisce male transizione di temperatura e subisce ancora peggio le sollecitazioni a vibrazione e il tombino si può rompere, quindi un tombino rotto può essere abbastanza pericoloso, sebbene appunto sia un materiale non particolarmente pregiato. Domande? Prego. R, aspetti che torno indietro. Questo? L'RM è sostanzialmente questo, il valore massimo toccato durante la trazione, quindi è carico unitario, quindi attenzione, carico unitario vuol dire forza fratto superficie, tipicamente trovate o megapascal o chilogrammi su millimetro quadro, chiaramente chilogrammi su millimetro quadro sono nei testi più vecchi sostanzialmente, sappiate che c'è un fattore 10, 10 kg su millimetro quadro sono 100 megapascal o 100 newton su millimetro quadro. L'RL è sostanzialmente sempre l'RH, notate che questo L è elastico, significa l'R e H, invece è tutto maiuscolo con la descrizione della normativa UNI. In pratica è quel valore oltre il quale la deformazione comincia a essere irreversibile, questo significa, d'accordo? Per voi è importante perché voi comunque in qualunque progetto meccanico andrete ad occupare, salvo casi molto particolari, voi vi occuperete sempre di sollecitazioni che in esercizio sono ben al di sotto, non dell'RM, dell'R elastico. Voi non vorrete mai che un oggetto duri 14 volte lo utilizzate e poi dopo si rompe. Per cui voi vorrete sempre carichi che sono al di sotto del limite elastico, anzi non solo al di sotto del limite elastico, ma al di sotto del carico elastico con un coefficiente di sicurezza. Perché volete essere certi che il pezzo non vada mai in campo di deformazione plastica, perché la deformazione plastica vorrebbe dire romperlo con tempi più o meno lunghi.
come dire, sì, ma io se deformo plasticamente ma non troppo può non rompersi. No, vi faccio un esempio immediato con il quale voi deformando plasticamente più volte rompete. Se lei deve rompere un fil di ferro, come fa? Bravo. Questa è fatica oligocitica, cioè è una rottura che lei sta inducendo mediante deformazioni plastiche ripetute, molto spinte, ma lei in nessun momento va sulla R con M, sta sopra l'R elastico e lei in 10, 15, 20 giri rompe il pezzo. Quello è un tipo di fatica dove è andato sopra l'R di snervamento, il carico elastico, ma è rimasto sotto l'R di R. Se lei prova a rompere lo stesso coso perché ha fatto molta palestra, non ci riesce. Questa ne parla veramente parecchio, insomma. Non ci riesce, è più facile piegarlo più. Ok? Ma questo non l'abbiamo visto oggi perché in effetti questa è fatica, una fatica un po' particolare, ma la vedremo in un'altra occasione. Altre domande?